Salve a tutti, io sono Paolo Quadrino per la rivista Orizzonte Scuola e la rubrica Il Punto. Oggi sono in compagnia della docente Chiara Tullio, che saluto. Ciao Chiara. Salve, buongiorno. Chiara insegna lettere all'Istituto Comprensivo di Roncade, in provincia di Treviso, e ha realizzato un lavoro con i suoi studenti, devo dire, bravissimi loro e anche te. Che oggi ci illustrerà. Il titolo è Biblioteca da urlo e quindi può già spaventare un pochettino questo, ma in realtà non è così. Ecco, Chiara, raccontaci un po' come è nato questo progetto e di cosa si tratta. Certamente. Beh, grazie intanto così di condividere anche insieme ai colleghi questo progetto che nasce per potenziare le abilità di lettura e di comprensione del testo. Noi abbiamo lavorato quest'anno specificamente sulla comprensione del testo e l'abbiamo fatto attraverso un lavoro, diciamo, trasversale sulle materie che avevo appunto assegnate in questa terza media, la terza C. E quindi abbiamo lavorato sulla literacy disciplinare e anche ovviamente sulle competenze di lettura con delle attività all'esterno perché c'è stata una grande spinta da parte della dirigente e ovviamente del nostro collegio sull'utilizzo ovviamente degli spazi esterni con un appuntamento di familiarizzazione diciamo con il libro e la lettura il lunedì un'ora e mezza. Facevamo Sì. il picnic letterario, quindi arrivavamo con la nostra sportina di panierino e abbiamo sempre trovato, diciamo, fatto una giornata di un bel tempo. Sì. Ecco. E quindi nell'ambito di questo progetto, diciamo, abbiamo poi per un po' tirare le fila, insomma, per renderlo anche un po' concreto, pensare a un progetto di gamification e quindi di lavoro sul, diciamo, attraverso insomma, un sito e quindi lavorare sulla lettura, però per metterla poi in pratica. Quindi il tema che noi abbiamo sviluppato, che è un po' quello che piaceva ai ragazzi, era un po' il giallo, poi in realtà abbiamo lavorato molto sulle distopie, sui manga, però diciamo che ci veniva un po' semplice lavorare sul giallo perché ci permetteva di creare insomma dei quiz ad hoc per sviluppare anche quelle che sono le attività che abbiamo svolto durante l'anno, una sorta di ripasso. Abbiamo creato un ripasso con una cornice che è quella di un racconto giallo, in biblioteca. Come ambientazione abbiamo scelto la biblioteca. Perfetto, quindi outdoor praticamente avete Esatto. fatto attività anche didattica all'esterno. Ecco, hai accennato ad una metodologia che è quella appunto dei serious game, no? E quindi c'è Sì. questa alternanza di gioco e apprendimento. Ecco, dici qualche cosa di più per quanto riguarda questa strada che avete Certo, intrapreso? Perché poi dopo il diciamo. sito che magari vedremo anche e daremo anche le indicazioni e riferimenti per andarci su web a chi ci sta seguendo, effettivamente propone, no? Questa attività di investigazione, ricerca, proprio si basa sul giallo. Certamente, diciamo che l'idea era un po' lavorare in maniera un po' impertinente sul tema dell'utilizzo del web. In che senso? Nel senso che un po' tutto il progetto partiva sugli studi della Wolf sul cervello che legge, no? E quindi sul fatto che l'iperattenzione, no? Sul fatto che costantemente i ragazzi lavorino in maniera spezzettata, segmentata attraverso il cellulare piuttosto che l'internet, le applicazioni, eccetera. Potesse ovviamente stridere invece con una lettura molto più intensa e con delle tempistiche maggiori, che è quella del libro, della lettura di un libro, quindi una lettura diciamo anche più profonda, e quindi che le due cose non andassero necessariamente in contrapposizione. Quindi abbiamo individuato questo tipo di lavoro, quindi un serious game, come lavoro di apprendimento attraverso ludico, attraverso il gioco. Proprio per far passare questo, che voglio dire, non c'è solo intrattenimento dal punto di vista del web, ma abbiamo anche la necessità di apprendere, quindi possiamo anche apprendere. E quindi mantenere anche l'attenzione
ad un processo più lungo, perché il sito ci porta a fare questo, nel senso che, essendo un racconto giallo, e dovendo noi, per trovare, per risolvere il caso, quindi trovare, il colpevole, come dire, tirar fuori le nostre conoscenze, le nostre abilità e metterle in gioco, l'attenzione che noi prestiamo all'attività è un'attenzione lunga, prolungata, differentemente da quello zapping, diciamo, che si fa solitamente. E quindi, l'idea di fondo era un po' questa, quindi di lavorare quasi in maniera, appunto, mi piace questo termine che utilizza molto Marin Campagnaro, impertinente. Ecco, questo era un po' il Bene, e credo che tra l'altro ci siate riusciti nella realizzazione. Tra l'altro, guarda, adesso volevo interrompere la condivisione di queste slide per magari condividere invece proprio il sito, così poi magari lo puoi commentare anche un po' te se credi. Ecco, il sito appunto si chiama Biblioteca da Urlo, e ecco, quello che mi interessava è anche che, oltre al processo didattico, diciamo, e agli obiettivi che vi siete dati, anche la realizzazione, se vogliamo, anche un po' tecnica, perché a volte si parla, e ultimamente si parla spesso delle app, dei vari ambienti per poter costruire e condividere materiali, ma in questo caso tu hai utilizzato, direi, semplicemente, o meglio, non semplicemente, ma strumenti abbastanza di uso comune, quali Sites, Genially, moduli di Google, per creare questo ambiente che stiamo vedendo, nel quale gli studenti appunto si collegano e iniziano a leggere e giocare. Ci sono ovviamente le regole del gioco che vanno rispettate. Come ogni buon gioco, ci sono delle regole ben precise da seguire. Quindi ci sono tutte le indicazioni, ci sono attività che loro devono fare attraverso un taccuino. E quindi ecco, raccontaci un pochettino anche sinteticamente, per carità, come sei riuscita a mettere insieme anche queste tue competenze per poi pubblicare sul web questo lavoro. Allora, intanto ho avuto la fortuna di seguire un corso di specializzazione per il sostegno, e il professore che ci ha seguito nei laboratori, il professor De Stefano, ci ha fatto vedere un po' di app e di programmi. E io ho utilizzato per questo Google Sites perché mi servivano di fatto, mi servivano le pagine da Sì, scuola. sì. Quindi la scelta è ricaduta là e anche perché l'ho trovato intuitivo e anche abbastanza semplice nella realizzazione. All'interno ho utilizzato degli strumenti che invece utilizzavo, diciamo, quasi quotidianamente, quindi Genially piuttosto che il Pub Editor, piuttosto che Book Creator, dipendeva insomma poi dalla necessità del momento, ad esempio il taccuino dell'investigatore che serve soprattutto ai ragazzi che hanno difficoltà di attenzione. Per poter seguire diciamo, lo svolgersi della vicenda senza perdersi, e Sì, quindi potendo anche dare degli stacchi, no? Eccolo qua, eccolo. al lavoro, nel senso fermarsi un attimo e riprendere, no? Riprendere, però seguendo le fila, perché poi, ovviamente, essendo un prodotto didattico, deve anche avere una sua, cioè un suo metodo, no? Di concreto, ecco, di utilizzo. Esatto, questo si può anche scaricare ed è fatto con Book Creator. E quindi tutti questi programmi li ho utilizzati per le loro funzioni, insomma, diverse. Sì, ma è proprio questo che mi interessava, cioè a volte si parte più dal programma, no? Invece mi sembra che tu hai trovato proprio un buon utilizzo di usare questi strumenti per un altro fine, no? E quindi si assemblano insieme più applicazioni, più tool per poter poi avere un progetto da realizzare, che questo mi sembra veramente molto molto interessante. Poi ne ho fatti altri sui temi della storia, quindi un po' sulla narrazione multilineare, eccetera, ma insomma, queste sono cose. Mi sono un po' appassionata, devo dire la verità, Sì, ma di questi strumenti. ci vuole passione e anche pazienza.
Guarda, allora invece Però adesso torno. insomma, l'importante è che è stato fatto con i ragazzi, nel senso non è un prodotto che ho Ecco. semplicemente fatto io, ma nel quale loro hanno partecipato. Insomma, tra l'altro sarebbe stato interessante lavorare sull'intero anno, quindi il progetto che si potrebbe anche sviluppare come Unity Buda è fattibilissimo nel corso dell'intero anno, anzi sarebbe talmente articolato. Che varrebbe la pena di farlo. Quindi Quindi, insomma. praticamente loro diventano, o meglio, nel giocare a modi investigatori, comunque vengono appassionati e indotti alla lettura, giusto? Sì, assolutamente sì, ma tra l'altro il lavoro è un lavoro anche di scrittura creativa. Quindi ovviamente quest'anno per i vincoli dell'emergenza epidemiologica non è stato particolarmente, non è stato possibile, ma insomma mi piace molto lavorare attraverso il cooperative learning, quindi il lavoro di scrittura creativa affidato a un gruppo, poi se vedete Sì, nel sì. sito c'è la possibilità, cioè ci sono i ragazzi che danno voce, no? Ai personaggi, quindi gli audio sono stati fatti da loro. Quindi anche l'interpretazione, proprio la lettura ad alta voce è ricompresa, piuttosto che la costruzione degli avatar. Anche gli avatar sono stati costruiti, alcuni avatar, Da attraverso loro? un lavoro, sì, con i ragazzi. Ottimo. No, mi sembra infatti proprio che rientrino in un'unica attività più competenze, più metodologie, quindi questo qui mi sembra veramente un fine veramente importante per voi e per i tuoi ragazzi. Ecco, qual è la ricaduta che tu hai potuto constatare con loro? È Allora, piaciuto, non è piaciuto, non so, ecco. sì, io allora ho ovviamente fatto anche un lavoro di valutazione rispetto sia al raggiungimento di obiettivi, diciamo, più strettamente come dire, di conoscenze, insomma, di Sì. applicazioni attraverso delle verifiche anche sul tema della comprensione del testo, che hanno avuto risultati positivi, quindi in crescita rispetto alla comprensione più che del testo della lettura, che è vabbè, ma quello è tutto un altro filone molto interessante da approfondire. E poi in termini diciamo più pratici abbiamo realizzato dei questionari Sì. sia per i ragazzi sia per i genitori e l'attività è stata ritenuta interessante, coinvolgente. Quindi nessuno ha dato come diciamo feedback noioso piuttosto che altri Bene. item Sì. negativi, ecco, in questo senso. Certo. Quindi credo, insomma, tra l'altro una ragazza ha portato all'esame nel suo Ah. prodotto finale un lavoro sulla lettura, un po' a partire da Gianni Rodari. Però insomma mi ha fatto particolarmente piacere anche perché tra l'altro ho preso la classe tardi perché io rientravo da una maternità e la collega ho sostituito una collega. Sì. Va bene, allora non so se hai altro da aggiungere a conclusione di questa chiacchierata, di cui ti ringrazio per aver condiviso con chi ci ha seguito questa vostra esperienza. Hai altro da aggiungere? Perché altrimenti ecco qui si trova anche l'indicazione del sito al quale collegarsi, è disponibile in rete per tutti e magari altri colleghi e colleghe possono, o studenti possono utilizzarlo durante l'estate, no? Come attività integrativa. Assolutamente, a prendere spunto. Io poi, insomma, sto facendo un lavoro poi più di ricerca sul tema sul potenziamento delle competenze di lettura. Quindi è un tema di ricerca che a me interessa molto. E quindi, Bene. insomma, questa cosa ha anche de degli esiti successivi, insomma, ritengo che possa averlo. Ma al di là di tutto questo ragionamento, anche di fondo e teorico, credo che i colleghi, insomma, possano assolutamente anche condividere se hanno delle necessità anche molto pratiche con me la cosa, perché come ce l'ho fatta io, credo che anche gli altri colleghi, soprattutto di lettere, possano farcela. Sì. Certamente, e ripeto, complimenti a te e ai Ai miei ragazzi della ragazzi? terza C, giusto, terza C Certo. dell'istituto comprensivo, del tuo istituto comprensivo. E a questo punto ti ringrazio della tua disponibilità. Grazie a E, te. ecco, ti dico, mi interessava vedere come hai tradotto, nel caso tuo, in pratica.
un'attività utilizzando, no, tecnologie e metodologie a disposizione proprio per, finalizzate ad un progetto che in questo caso era di invito alla lettura e comprensione del testo. Quindi mi sembra veramente un'attività ben lodevole, non lo devo dire io, ma sicuramente l'hanno detto i tuoi ragazzi da come ci hai raccontato. Bene, grazie a tutti, Grazie. grazie e buon lavoro a tutti. Buon lavoro anche a te, ciao.